Eccoci di nuovo in linea, ci scusiamo per l'interruzione che è dovuta a motivi tecnici di linea. Siamo di nuovo con Enzo Iori, che ripartiamo da dove eravamo rimasti poc'anzi, per cui riprendiamo appunto il discorso che avevamo interrotto. Ma sì, dicevo, noi auspichiamo di avere un po' di certezze, quindi da metà giugno, 20 giugno, di poter ripartire. Quindi ne vale per tutto il mondo del turismo e specialmente in Italia. Appunto, siamo dalla montagna al mare, alle città d'arte, lavoriamo e tutto l'indotto che c'è attorno è tutto turistico. Quindi penso siamo tutti pronti a ripartire in sicurezza, quindi aspettiamo. Tutta la gente che avrà voglia, speriamo di trascorrere nuovamente una vacanza in serenità, che sia in montagna, che sia al mare, al lago, però speriamo insomma che vada tutto per il meglio, quindi di avere un po' di certezze di poter ripartire quanto prima con tutto. Qui è tutto tranquillo, come penso anche in altre zone, quindi hanno tutti voglia di ricominciare, no? Di ripartire. Quindi speriamo che vada bene, che il governo prenda le scelte giuste. Chiaramente è importante la salute di tutti, però con gli accorgimenti giusti, insomma, si può fare. Quindi penso che tutti abbiano voglia di tornare e rilassarsi un po' in vacanza. Molti sono stati in vacanza forzate anche in questo periodo a casa, perché purtroppo le ferie forzate le hanno fatte in tanti e sicuramente non sono state piacevoli. Quindi un ripartire, speriamo di ripartire, quindi che con l'estate non sarà magari un'estate normale come le altre, perché c'è chi rimarrà a casa, però dai, noi saremo pronti ad accogliere come sempre tutti e, come dicevo prima, ci sarà anche un'ospitalità un po' diversa, perché purtroppo sarà un po' più distaccata rispetto a quella che era normalmente, no? E calorosa e di accoglienza, di amicizia che c'è fra noi, i nostri clienti, amici, turisti, quindi un po' mancherà sicuramente questo distacco che ci dovrà essere, però in ogni caso speriamo di ripartire. Noi siamo pronti e penso siano pronti tutti a poterlo fare, perché insomma ne va dell'economia, ma ne va della salute e anche dell'economia di tutti per ripartire. Quindi Benissimo. Enzo, speriamo in bocca al lupo. vogliamo dare, prima di congedarci, i dati per poterti contattare, per cui l'indirizzo mail, il sito internet e il numero di telefono. Allora, quello è l'indirizzo email, è info@hotelrita.com, quindi www.hotelrita.com è il sito, e telefono 0462 60 12 19. Noi siamo attivi, speriamo di ripartire dai primi di maggio, ma siamo a maggio, quindi sono passati quasi 2 mesi da questa emergenza e speriamo che si possa ripartire. Quindi vi aspettiamo per una vacanza di nuovo in serenità per la prossima estate. Un saluto a tutti e vi aspettiamo. Allora, noi rimaniamo in linea perché ci salutiamo di persona e salutiamo i nostri amici di Facebook, appunto, a domani mattina per un'altra videoconferenza. Arrivederci a tutti. Arrivederci.